Per il cinema italiano a 40 anni si è ancora giovani anagraficamente, quindi sì, mi sento parte integrante di un movimento, ma questo mi sembra un po' un movimento lento, diciamo, non è certamente una rumba. Sono proprio tutti quasi, effettivamente. Il discorso di una generazione di cineasti che è quella che è rappresentata qui a Pesaro dai miei 35 colleghi e più me, è un discorso estremamente complesso a mio avviso ed estremamente non riconducibile sicuramente a una formula giornalistica. Forse è una generazione che non ha ancora trovato, e forse non ha detto che troverà, un linguaggio in comune. E trovi, penso, non so, il 25enne come il quarantenne, insomma. Mi sembra che siamo tutti molto diversi. Però secondo me c'è una piattaforma comune, c'è un'esigenza di uscire fuori da un disincanto critico che ha caratterizzato gli anni 90. Noi siamo una generazione incazzata, che se ne frega delle logiche di mercato e che tenta di fare qualcosa di completamente nuovo. Io credo che dovrebbe avere una sorta di slogan, cioè essere contro qualcosa. Perché se l'Italia ha bisogno di una gioventù che cambi il cinema, non può essere una gioventù buona. Sono anni che dico a tutte le persone con cui lavoro, dobbiamo cambiare completamente il sistema. Un tratto comune c'è ed è quello che ha a che vedere con la lotta a cui si è costretti per poter esistere in quanto cineasti. Lo sforzo di riuscire da sconosciuti a convincere qualcuno, un produttore che metta dei soldi, seppur pochi, che ti possono permettere poi di fare un film. È la lotta che si fa per contrastare la televisione pervasiva. È la tenacia. Perché in questo momento qui, soprattutto per i giovani, fare cinema sta diventando un'impresa titanica. È la lotta che si fa per uscire in un cinema vero piuttosto che nella sala più piccola del multiplex più lontano della periferia. Tutti viviamo una grandissima difficoltà a far vedere i nostri film e a vedere prodotte, no, le nostre idee. Via la band, aprire gli occhi!